Bene, ciao ragazzi, come sapete uno dei vantaggi più grandi nel fare il lavoro che facciamo, che faccio, non so se lo fate anche voi, cioè avere un business o un lavoro che è basato quasi al 100% online, ha il vantaggio di essere libero, libero di muoversi, libero di viaggiare, libero di andare in qualsiasi parte del mondo e lavorare più o meno da qualsiasi parte del mondo grazie al nostro telefono, grazie al nostro computer ed una connessione internet decente, ovviamente, cosa non da poco. Questo ovviamente è uno dei vantaggi più grandi che viene sempre fatto vedere, no? Nella parte più bella di questo mondo, cioè lavorare in spiaggia, lavorare mentre sei all'aeroporto, lavorare mentre sei in una località esotica, lavorare con una bella vista e muoversi ovunque e avere anche la flessibilità di viaggiare. Tante persone che fanno questo lavoro ne approfittano per fare un tot periodi dell'anno in diverse località, magari cercando anche di andare nei posti più caldi, senza, facendo una endless summer per così dire, cioè senza mai beccarsi il freddo e l'inverno. Però secondo me, dalla mia esperienza in questi anni, viaggiare facendo questo lavoro è anche estremamente destabilizzante. Per quale motivo? Perché solitamente mentre ci spostiamo da un continente all'altro, da un posto all'altro, come nel mio caso che sono a Los Angeles, ogni volta che devo viaggiare sono come minimo 5-6 ore di volo e spesso anche ore e ore di fuso orario, è destabilizzante. Perché? Perché uno, mi ritrovo sempre in un posto nuovo dove non ho il mio ecosistema, dove non ho il mio ambiente in cui riesco a essere produttivo e a lavorare veramente. Quindi mettiamo caso che vado a Cuba, mettiamo caso che vado a Milano, mettiamo caso che vado in Messico, vado in qualsiasi altra parte del mondo, sarò sempre in un albergo dove ci vuole un po' di tempo, un po' di giorni per ricrearsi la propria routine ed avere un proprio ecosistema favorevole a essere produttivi. Questo non vuol dire che non si lavora per niente, ma è più complicato ed è più difficile. E spesso stiamo per 2 o 3 giorni, quindi non abbiamo neanche il tempo di ambientarci completamente per poi andare da un'altra parte. Quindi secondo me questo è uno dei più grandi problemi quando si viaggia. Viaggiare per viaggiare va bene, ma se dobbiamo viaggiare e lavorare allo stesso tempo è un po' difficile. L'altro lato della medaglia è che le attività che facciamo sono connesse anche al fuso orario, magari con attività che facciamo con altre persone con cui dobbiamo sentirci, quindi già il fuso orario per me è un problema, ad esempio con l'Italia, e muovermi in altre zone è sempre un continuo ricalcolare, calibrare quante ore devo calcolare per sentirmi con queste persone, magari per poi ritrovarmi a essere con un orario notturno, dovermi sentire di notte. Altro problema, vado spesso a Cuba io, come sapete. Cuba non è uno dei posti migliori al mondo per la connessione a internet e non è uno dei posti migliori dove potersi collegare a servizi di advertising come Facebook e Google, tant'è che l'anno scorso stavo modificando un ad, mi hanno bloccato tutto l'account pubblicitario per tipo un mese in totale perché mi sono loggato da un posto strano e quindi per i dati della carta di credito risultavano fatti da un paese che non era dei soliti paesi, ma hanno bloccato l'account pubblicitario, non la carta ma l'account, e quindi ci ho messo tipo 2 settimane, un mese, adesso non mi ricordo quanto, per riattivare l'account. Quindi sono tutte queste problematiche connesse sempre alla geolocalizzazione e l'utilizzo delle carte di credito oppure anche degli account stessi. Ad ogni modo sono convinto che una persona, anche se lavora al 100% online, ha bisogno di uno spazio fisico dove poter produrre, poter concentrarsi, non avere nessun tipo di distrazione. Io sono quel tipo di persona che quando lavoro non voglio neanche sentire la musica, ho bisogno proprio di concentrarmi e in un'ora magari faccio quello che in 8 ore si potrebbe fare, lo faccio in molto meno tempo, però non ho bisogno del silenzio completo, non voglio distrazioni. Per quello non sono neanche il tipo di persona a cui piace lavorare negli Starbucks o lavorare nei caffè tipo dove c'è connessione wifi gratis, ma ci sono altre 200 persone che ti girano attorno, per lo stesso motivo, perché quando siamo anche focalizzati a fare qualcosa, vedere delle persone che si muovono davanti, dietro, di lato, rumore, non aiuta la produttività. E anche chi dice che riesce a concentrarsi completamente non è completamente vero, perché per avere focus non dobbiamo avere distrazioni e siamo umani, quindi sentire persone, cose che si muovono aumenta la nostra distrazione. E questo è un altro motivo. L'altro motivo, quando viaggiamo abbiamo anche una mentalità diversa, più propensa e predisposta all'esplorazione, dell'esplorare, nel conoscere, e quindi dedichiamo sempre meno tempo a lavorare. Perché? Perché abbiamo curiosità di uscire, di andare a vedere un posto, di esplorare, di conoscere. È vero che viaggiare è assolutamente importante e libera le nostre menti, però è difficile collimare lavoro e viaggio insieme, a meno che non sia un lavoro in cui facciamo content creator o produciamo contenuti video foto e abbiamo bisogno di viaggiare per creare continuamente contenuti e lavorare. Sicuramente chi viaggia professionalmente per lavoro capirà quello che ho detto, quello che sto dicendo. È una conclusione a cui sono giunto dopo anni di lavoro in cui potevo anche viaggiare e viaggiando lavorando, e secondo me non è così comodo. Infatti oggi,
quando devo viaggiare ho sempre nella mia mente un problema, dico ok, adesso dovrò viaggiare, dovrò ristabilizzarmi, dovrò cercare i posti dove connettermi, dovrò cercare le ore in cui lavorare in base agli impegni che dovremo avere durante il giorno, le persone che dovremo incontrare, i giri che dovremo fare, quindi non abbiamo la flessibilità che abbiamo quando lavoriamo in un ambiente tipo nel nostro studio, ne abbiamo un ufficio, abbiamo uno spazio che dedichiamo esclusivamente a quello. Io quando mi chiudo dentro nessuno mi deve disturbare, c'ho anche il cosino fuori on air, lì mi concentro, ho tutto l'ambiente studiato e creato per essere produttivo e non avere distrazioni di nessun tipo. E questa è una cosa estremamente difficile da fare se viviamo in un contesto dove non aiuta la produzione creativa da una parte e anche la parte produttiva dall'altra. Fatto sta che ci sono tantissime persone che viaggiano senza questo problema, cioè girano il mondo, riescono a essere produttivi. Probabilmente è una cosa che dipende da persona a persona, nel caso specifico magari sono io che sono così, però sono sempre più convinto che non puoi essere produttivo al 100% se continui a viaggiare, a muoverti. Un'altra cosa che è connessa sempre al nostro lavoro è la parte di relazione, di connessione. Solitamente le persone che fanno il mio lavoro vanno in zone del mondo dove sì, ci sono altre persone che fanno la stessa cosa, ma fanno la stessa cosa in maniera diversa. Ed è difficile, se non si sta per lungo tempo in una zona, costruire delle relazioni che poi portano anche vantaggi a livello lavorativo nel lungo termine. Un esempio, se io non fossi qua a Los Angeles, tante cose probabilmente non le farei sia nel mercato italiano che per il mercato americano. E il fatto di essere qua e di incontrare persone qui nel lungo termine aiuta a creare quelle relazioni che magari tra 1, 2, 3 anni potrebbero fare la differenza. Non è detto che stando 6 mesi o stando 2 settimane si incontra qualcuno, o semplicemente andando in vacanza conosci qualcuno rapidamente e riesci a poi a stabilire delle relazioni a lungo termine. È molto più difficile quello. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, che tipo di persone siete, se siete il tipo di persona che riesce a lavorare in qualsiasi contesto, in qualsiasi, con qualsiasi rumore, caffè, ristorante, Starbucks, con piatti che si muovono, persone a destra e a sinistra, e riuscite a viaggiare lavorando o lavorare viaggiando, o preferite avere il vostro spazio, avere il vostro focus e concentrarvi su un progetto o qualcosa per magari 2 o 3 ore e poi avere la mente libera nel fare altro. Ripeto, il nostro lavoro ci permette di gestire in maniera quasi completamente autonoma, a meno che non abbiamo clienti che ci chiamano e hanno problemi, il nostro lavoro, quindi potenzialmente potremmo lavorare 2 o 3 ore al giorno, 1 ora al giorno, anche in base ai nostri impegni, e regolarci noi. Io ho sempre detto che questo è uno dei lavori più meritocratici al mondo, gestire e avere un'attività online che può essere di diverso tipo, ne ho parlato nei diversi miei video. È proporzionale al nostro impegno, ma non sempre il tempo è uguale al guadagno. Noi possiamo creare una serie di asset online, una serie di attività che poi continuano a lavorare al posto nostro anche quando noi stiamo facendo altro. Diciamo che questo è anche uno dei vantaggi più grandi nel gestire questo tipo di attività. Abbiamo più tempo per viaggiare, ma abbiamo tempo, dobbiamo ricavarci e avere del tempo per concentrarci e lavorare duramente come qualsiasi altro lavoro che può essere considerato di ufficio o comunque di focus. Bene ragazzi, fatemi sapere la vostra, questi erano i miei 2 sentenze di oggi relativo al viaggio ed il lavoro. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da LA e a presto!